Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi ti parlerò di quanto costano gli infissi in alluminio. Questa è una domanda che ha solo una risposta: troppo. La risposta è sempre troppo. No, scherzi a parte. Allora, un infisso in alluminio buono, di ottima qualità, si parte da 500 euro al metro quadrato. Inizialmente possono sembrare tanti, ma ti assicuro che non è così. Quando si parla di costi, infatti, bisognerebbe analizzare sia il costo iniziale che il costo finale. Perché cosa voglio dire? Che se tu ti concentri solamente a guardare il costo iniziale, vincerà sempre il prodotto che costa di meno. E il prodotto che costa di meno non può essere alluminio, perché l'alluminio è un prodotto di alta qualità, di alta durata nel tempo. Il prodotto che costa di meno sarà un serramento che probabilmente durerà di meno nel tempo. Quindi, per dare un numero, per fare un calcolo, se io spendo 10.000 euro di infissi e questi infissi mi durano, diciamo, 30 anni, e se spendo invece 15.000 euro in un altro tipo di infisso e questi infissi mi durano 60 anni, qual è l'infisso che costa di meno? Dipende dal punto di vista. Se guardo il costo iniziale, sarà quello che costa 10.000 euro. Se guardo il costo finale, sarà quello che costa 15. Solo che questo ragionamento per noi esseri umani è sempre controintuitivo, perché noi vogliamo delle soddisfazioni istantanee, quindi cerchiamo sempre di spendere poco inizialmente e non pensare all'investimento, perché in questo caso è proprio un investimento che io vado a fare nel tempo. È un po' un esempio, come quando si fa il cappotto, no? Nessuno sano di mente farebbe un cappotto se non vedesse l'investimento nel lungo periodo, perché è un cappotto dai 10, 12 e anche 15 anni, è il tempo che si inizia a ripagare. Quindi io, da una parte, costo iniziale zero, non faccio niente, risolto il problema. Seconda possibilità, faccio il cappotto, magari, che ne so, 30.000 euro. Cavolo, zero contro 30.000 euro costa meno zero. Il discorso degli infissi è la stessa cosa: 10 contro 15 o 50 contro 70, ad esempio. 50 sembra di meno, è di meno, ma se dura di meno in realtà costa di più. Sarà un errore se il tuo obiettivo è avere un prodotto che dura molto nel tempo, sarà un errore che lo pagherai a caro prezzo, perché avrai pensato di spendere di meno e in realtà hai speso di più. Proprio l'opposto del risultato che volevi ottenere. Spero che ti sia chiaro il discorso costo iniziale e costo finale. Ciao e al prossimo video.